andate a sgomberare case, campi, no? Adesso sapete che via Idro sono bloccati perché addirittura le associazioni hanno fatto ricorso all'Europa, perché sono cose allucinanti. Quello era un campo regolare, chiaro, per non dire di quello che sta succedendo a Sesto San Giovanni, ecco, a tutta quella storia di quella del palazzo dell'Alitalia. Allora, quando questo comune dice, non per niente la sicurezza però è in mano un assessore ex democristiano, quando tutte le cose, ogni volta, voi grazie a Dio non lo riceverete, ma a me viene da spaccare il computer ogni volta, quando fanno uno sgombero, quando arrestano i cinesi che hanno la contraffazione, quando mandano un comunicato stampa meraviglioso che questa giunta finalmente ha sgomberato, bla bla, come se fosse una nota qualificante. Certo che sgomberare prima delle elezioni fa rom soprattutto fa guadagnare voti. Io invece il giorno della memoria andrò in Chiesa Rossa, dove il campo rom sgomberato inaugura un monumento ai rom. Cominciamo a festeggiare il giorno della memoria anche per tutti quelli che non sono mai nominati. Allora, questo fatto per me è gravissimo, questa cosa del perbenismo, no? Del perbenismo, dove venga a finire? Ah, li mettiamo nei CES, è proprio un bel nome, centro di emergenza sociale. Non so se siete mai andati a vedere cosa sono. Sono container divisi da tende, dove abitano due o tre famiglie. Chiaro? Ecco, bambini, vecchi, giovani, tutto assieme. E quella sarebbe l'accoglienza, l'accoglienza di quelli sgomberati. Mi arrabbio troppo. Lavoro, come diceva Leo, il lavoro è una cosa, era in mano l'assessorato a una nostra ex compagna, ahimè, che il lavoro, tutto il lavoro sul lavoro l'ha fatto tutto solo per la moda, smart city, questo, quello, job, non so che cosa, ma che vadano a quel paese. Quando il primo termometro di rapporti di lavoro si misura con i dipendenti comunali, ve ne dico un'altra, mai nella storia di Milano c'è stato uno sciopero di lavoratori del comune di Milano. Per la prima volta con questa giunta c'è stato lo sciopero di tutte le sigle sindacali assieme, la prima volta che sono tutti d'accordo. Questo è gravissimo, è gravissimo. E come se ricevete i miei report, io anche l'altra settimana ho fatto tutto un intervento sui precari, gente che lavora anche da 10 anni, 8 anni, che a dicembre è stata mandata a spasso. E qui, insomma, e continuerà ad andare avanti l'avvertenza con i lavoratori del comune, che d'altra parte avevano tutti votato questa giunta perché non ne potevano più. Me ne frega, pare, le voci dicono che hanno visto che 2/3 dei lavoratori abitano fuori Milano, che con gli stipendi che prendono, per cui non gliene frega niente, anche se non li votano, sono troppo pochi quelli che votano, per cui se fossero 2/3 invece che 1/3 forse ci penserebbero su. Poi la partecipazione famosa di cui parlavo, la partecipazione è stata sempre vista come degli avversari, questo dover andare a pregare, dover fare intervenire, ma sempre quelli che rompono le scatole, non ne parliamo quando c'era la De Cesaris. Però l'atteggiamento è questo, per cui andiamo avanti, vie d'acqua, nella mia zona ce ne sono state di tutti i colori, le vie d'acqua, c'è stato il coso dello stadio al Portello, ho una foto della De Cesaris che brinda con la Barbara Berlusconi, ce l'ho. E anche lì, ma voi siete pazzi, cioè era un progetto pazzesco e non dicevano una parola, vedremo. Intanto tutta la gente che si riuniva, che ha fatto un lavoro straordinario,
niente. Poi anche lì, grazie Berlusconi, che ha visto che accontentare sta figlia non andava bene, improvvisamente è finito tutto. Allora, sempre nella stessa zona, adesso c'è un problema sul giardino dei Giusti, che per cui c'è un progetto di cementificare una parte del Monte Stella da parte di un gruppetto legato alla comunità ebraica, ma ovviamente essendo la De Cesaris una portavoce di questi interessi è andato avanti questo progetto e i cittadini si sono tassati, hanno raccolto 22.000 euro, ci sono certi architetti che hanno dato 1.000 euro, si sono tassati e abbiamo anch'io fatto ricorso al TAR. Siccome il ricorso è ancora in sospeso, adesso con le elezioni l'hanno sospeso, tornerà senz'altro la decisa, la vedete che è sempre attaccata a sala, e lì faremo le barricate. Per non parlare appunto della goccia, sempre trattati come dementi, poi parlerete voi, sempre con quella supponenza come che non si capisse niente, mentre la bellezza dei comitati è che c'è gente, io dico sempre, voi siete, come diceva Mao, esperti, non tutti rossi purtroppo, ma esperti sì. Allora la goccia, la caserma, Perucchetti, con tutto il progetto della piazza d'armi, delle giardiniere, e adesso in anteprima, guarda lei cosa vi ho portato, hanno presentato il piano attuativo per l'ex caserma Mameli e anche lì, cari miei, eccola, e ve l'ho portato, ce l'ho anche nella chiavetta se volete poi scaricarlo. Ha presentato chi? Per cui, Hai detto ha presentato, ma chi ha presentato? Allora, l'hanno presentato anche in zona 9. Ha progettato, è stato il comune, gli architetti del comune, perché questo terreno è stato dato in gestione, non si sa se dato o venduto, alla Cassa Depositi e Prestiti. E la Cassa Depositi e Prestiti adesso ha fatto fare un progetto di possibilità e ci ha fatto vedere quello che pensa di fare il comune. Poi adesso sono indecisi se fare un bando, se fare così, se fare così, ma intanto quell'area lì. Mentre noi, e qui torniamo sugli scali ferroviari, perché abbiamo votato contro? Perché abbiamo detto c'è bisogno di un disegno unico nella città. Scali ferroviari e ex caserme. L'altro giorno quando l'assessore è venuto a presentare questa roba qua ho detto, ma assessore, ma noi abbiamo chiesto in tanti che ci deve essere un pensiero generale e lei mi porta il progetto di una caserma? Sapete cosa mi ha risposto? Non abbiamo i soldi per fare progetti grandiosi, dobbiamo fare per forza un pezzettino alla volta. Quelli lì e poi quegli altri e poi quegli altri. Insomma, la faccenda degli scali ferroviari, spero che tutti abbiate visto il video che mi è stato fatto, lasciatemi dopo qua i vostri indirizzi che ve lo mando, e che tanti mi hanno risposto, persino Emilio Molinari mi ha scritto, finalmente ho capito, grazie Lisa, finalmente ho capito la storia degli scali ferroviari, perché sembra una roba così complessa, anch'io mi sono dovuta fare aiutare, non capivo niente. Ancora adesso poco di urbanistica. L'ultima nota che io voglio darvi come informazione, questo testo l'ho scritto assieme a un compagno nel mese di ottobre e potrei adesso tale e quale, però è scritto il mese di ottobre, su la fisionomia che ha avuto Sel in questa giunta, in questa amministrazione. Io ho scritto Sel la stampella del PD, ma neanche di tutto il PD, perché come vi racconterò certi episodi, certe volte è stata più a destra di certi del PD, appiattiti completamente. Io sono convinta per un motivo, che dovevano obbedire sempre a quello che decideva la De Cesaris, perché come è venuto fuori su Facebook ma anche sui giornali, avevano fatto un accordo per il Leoncavallo.
è stato talmente scemo, scusate, poi magari qualcuno glielo va a dire, Mazzali, a fare una dichiarazione alla stampa. Siccome la De Cesaris, dopo averli avuti come puntello, adesso l'altro giorno su Facebook gli ha dato del minchione, quello si è incazzato e ha dichiarato alla stampa, ha scritto anche su Facebook, la De Cesaris mi dà del minchione, perché dice proprio lei, che io ho ancora la sua, il suo messaggino in cui mi diceva: Mirko, non preoccuparti se non è passata la delibera sugli scali ferroviari, dopo l'estate la facciamo passare. Per cui da questa frase si svela, sei scemo, che hai fatto l'accordicchio con la De Cesaris, che adesso tu vedi come fuma negli occhi perché sta con Salvo, chiaro? Per cui lei li ricattava e perché doveva dargli il Leoncavallo. E poi hanno fatto una campagna terribile contro di noi e soprattutto contro Basilio, perché è stato Basilio a impedire questa delibera. Perché? Perché il, diciamo, il baratto, i cabassi davano il Leoncavallo al comune, che poi lo dava al centro sociale, e in cambio aveva certi edifici. La valutazione però del Leoncavallo sui soldi di questo, soldi di quello, è stata fatta a ribasso, ribassata del 10%. Perché? Perché è stata calcolata come area industriale e non area che era stata votata nella scorsa legislatura da Basilio e da tutti quanti, che vedeva per far pagare di più invece ai comune, la Moratti diceva li dobbiamo mandare via perché questa roba vale tanto, aveva votato il comune che quell'area dovesse essere considerata non più industriale, visto che era tanto che ci abitavano dentro, ecco. Per cui è una supervalutazione. Basilio su questo, lui ha risposto a tutto, ma sugli imbrogli lui è proprio ottocentesco. Lui dice no, lo hanno demolito. Lui ha chiesto a quelli del Leoncavallo che sono venuti lì uno dei giorni della delibera, che poi e mi ha detto facciamo un incontro, io vengo a spiegarvi al Leoncavallo che cosa ha fatto. Non l'hanno mai invitato, chiaro? E lì resta questa opposizione, comunque è saltato. La De Cesaris però con questa cosa ha tenuto Sel in pugno. Sel, a parte la fine che hanno fatto adesso, lo si vede, perché quando io, mi spiace dirlo, lo dicevo al mio partito, guardate che questi di Sel, può darsi che i compagni di base siano migliori, ma questi tre sono più a destra del PD, io sono una nota estremista. Allora, vi faccio un esempio, durante un'avvertenza con i lavoratori del comune, dei vigili, di 2 anni fa, la signora Visconti, che è l'assessora al personale, non cedeva su una certa trattativa, perché lei interpretava che non si poteva sforare, bla 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 bla, bla, mentre sia a Firenze che a Roma era stato sforato una certa cosa per gli orari, perché i vigili, stupidaggini, se calcoli 10 minuti in più o in meno mentre ti vesti, tutte queste robe qua le volevano tagliare. Va bene. In una riunione di tutti i capigruppo di maggioranza con la Visconti, l'unico, io l'ho anche scritto, che ha difeso la Visconti, ha detto no, Chiara, tieni duro, perché bisogna rispettare le leggi, mentre io, Cormio, Bertolè e ovviamente anche i radicali e Italia dei Valori eravamo a favore dei lavoratori. E io ho detto, ma che cosa stai dicendo? La legge. Tu proprio che sei un avvocato, la legge bisogna rispettarla, ma quale legge? Io ho detto, la legge si interpreta. E poi ho detto all'assessora, che è stata la frase, l'ho detto, guarda cara Chiara, che tu sei l'unica in questi anni che è riuscita a fare un'opera d'arte. Hai messo d'accordo tutti i sindacati che sono sempre stati nemici uno dell'altro. Guarda che ti conviene cedere, che così almeno dividi i sindacati. Il giorno dopo la trovo in metropolitana e viene lì e mi dice, grazie Anita, mi hai illuminato ieri.
Perché cosa? Perché mi hai detto quella roba sull'unità dei sindacati. Ma abbiamo vinto però, ha mollato. L'unico che ha consigliato di stangare i lavoratori era stato Mazzaglio. Allora ragazzi, sono convinta che la base non è tutta così. Ma l'importante, come dicevo ieri in sala Alessi, bisognerebbe che la gente guardasse come alzano la manina i consiglieri, non le chiacchiere. E qui ho finito. Allora, da tutto ciò, penso ancora una volta che avevamo ragione quando ci siamo battuti nel partito per non fare le primarie. La storia ci ha dimostrato che avevamo ragione. Adesso però che abbiamo ragione, ragazzi, sono cazzi nostri, ci dobbiamo fare un mazzo così. Perché? Perché chi sosteneva di andare, anche Basilio per un periodo, di andare in alleanza col PD aveva una logica. Se vai in alleanza con chi vince, basta che tu abbia un quorum basso. Se sei all'opposizione, per entrare devi prendere valangate di voti, no? A proposito di sistemi democratici, ecco, non c'entra quanti voti prendi. Per esempio, se non avesse vinto Pisapia, noi come Federazione della Sinistra sarebbe passato solo Basilio. Avendo vinto Pisapia sono passata anch'io, chiaro, per cui prenderemo senz'altro, se li prenderemo, metà consiglieri di quanto avremmo preso se fossimo andati in alleanza col PD. Però ragazzi, io se ci fosse stata l'alleanza col PD, con questo PD, anche se dentro Milano dei consiglieri che secondo me li fanno fuori ci sono bravissime persone, ma la linea è quella e ci dobbiamo aspettare Sala con la De Cesaris. Per cui è meglio che ci facciamo un po' di vacanza, allenarci la mente e i muscoli, perché la battaglia sarà lunga. Grazie Anita. Passo la parola a Massimo Gatti, già consigliere provinciale, che ci parlerà della città metropolitana e del rapporto con i comitati. Grazie a tutte e tutti. L'occasione è validissima per una discussione collettiva, tenuto conto della rendicontazione che è la partenza di qualsiasi discussione che hanno fatto sia Leonardo che Anita, a cui va dato un grande valore. Ovviamente dal punto di vista tattico io ritengo che noi dobbiamo valorizzare il poco o il più che poco che è stato ottenuto rispetto all'epoca di Moratti decorato, altrimenti, ripeto, facciamo una discussione troppo interna. Tutte le battaglie di Anita, di